Ciao, ciao Toro, benvenuto in questo nuovo video. Ti ricordo che non sono un'esperta, ma comunque cerco di fare del mio meglio. Allora, andiamo a vedere quali saranno i prossimi avvenimenti per te. Questo video avrà validità dal momento in cui tu lo vedrai e non avrà una tempistica prestabilita. Iniziamo con le carte dell'amore, guarda che belle. Sono state create da due persone non italiane, le ho prese su Amazon perché non si trovano nei negozi fisici, diciamo. Allora, partiamo dall'aspetto amoroso e andiamo a vedere per te cosa ci sarà prossimamente. Allora, ok, un'apertura. È come se dovessi ricevere un consiglio amoroso, sentimentale, su quale decisione prendere da lassù, che ci sia un angioletto, che ci sia insomma, un segnale che tu puoi cogliere nella natura, che ci sia una guida per te, insomma, questo devi cogliere tu e saper aprirti tu a tutto ciò, ma potrebbe arrivare, ma devi saper accogliere, non è semplice. Soprattutto tu che sei molto introverso o introversa, ma so che ce la metterai tutta. Anche grazie ai miei consigli. Ok, qui abbiamo un risvegliare, far ripartire, come se qualcosa dovesse sistemarsi. Come se dovessi capire una situazione, andare fino in fondo, qualcosa che era rimasto un po' in sospeso, ma che adesso sta ritornando a galla, no? Quindi parlerò sempre di coppia comunque per ora, ma se sei single potrebbe riferirsi anche a questa apertura, anche a delle nuove proposte che la vita ti può proporre. Ti faccio un esempio banale. Giulia, vieni a fare un giretto, andiamo a prendere un succo al bar. No, dai, oggi sto a casa. Ecco, questo no, cerca di evitare di dirlo prossimamente, ok? Sulle cose che ti arrivano, che può essere anche una semplice proposta di un vecchio amico di ritrovarsi a bere un caffè, questo ti sto dicendo. Cos'altro per il Toro? Ah, ok. Illusione, quindi bisogna un po' anche saper distinguere quali sono i tuoi pensieri e quali sono anche le reali connessioni con la tua anima o comunque la persona che ti interessa. Ora comunque andremo ad ampliare, però ci sono due lati della medaglia che tu devi vedere ed è strano che sia questa carta nel Toro perché tu sei comunque una persona molto molto razionale, molto che va dritta al punto, che non fa dei giri di parole, ma potrebbe essere che anche vivrai dei momenti in cui ti lascerai trasportare anche da quelle fantasie affettive, che tu sia giovane o no, adesso non so la vostra età di voi che mi guardate, però comunque vi viene dato questo consiglio. Molto interessante questa carta per il Toro, eh? Comunque vi ricordo che sul mio canale sono usciti 12 video per i segni, quindi di andare a vedere anche il vostro ascendente Luna e Venere. Andiamo avanti. Mi sono cadute due carte per terra, ma vado a rimescolare. Tra l'altro, aspetta, ne approfitto per fartele vedere qualche belle. Queste sono le carte del mare. Mamma mia, spettacolari. Allora, andiamo avanti. Cos'altro per il Toro? Vediamo. Sì, luce. Si parla proprio di chiarezza, di andare a fondo in una situazione. È come se tu hai qualcosa in sospeso, o con te stesso o con qualcuno. Se magari non si parla d'amore, potrebbe essere anche un amico o una persona della tua famiglia, eh? Ma non vedo cose negative, solo un piccolo chiarimento, ecco, una riconciliazione, un riaccendere un qualcosa che era andato un po' perduto, no? Cos'altro per il Toro? Io le mescolo qui sotto perché sennò l'inquadratura farebbe sempre così e non mi va tanto. Cos'altro per il Toro? Resilienza. Sì, molto molto bella questa carta, è molto bella. Allora,
fai attenzione comunque a quelle che potrebbero essere le distrazioni della vita di tutti i giorni o comunque le cose su cui tu potresti un po' perderti, no? Attenzione. Però qui ti viene detto di rimanere, cioè di far fede a quello che tu già stai un po' pensando. E soprattutto, questo secondo me racchiude un po' il messaggio per te, per le prossime giornate a venire. Potresti fare l'errore di, diciamo, focalizzarti troppo in delle tue fantasie. Ma è strano perché il toro non fa mai queste cose, cioè raramente. Però magari potresti avere un momento un po' così di nonchalance in cui ti abbandoni ad alcuni pensieri più sognatori. Ecco, ti viene detto di stare attento perché poi comunque la verità o comunque tutto ciò che tu devi sapere torna a galla, quindi attenzione. Però sono molto curiosa, cioè soprattutto per te, per il tuo segno, tema Natale, ascendente, luna o venere, che sia, sono molto interessanti queste carte per te, molto interessanti. Ti invito comunque anche ad iscriverti al mio canale e ad attivare la campanellina. Vediamo adesso con queste carte cos'altro ci viene detto. Io adoro questi video delle carte, vi giuro, li adoro alla follia, li amo tantissimo. Cos'altro per il toro? Svolgerai molte attività a contatto con la natura. Sì, è proprio qui, riconfermo un po' quello che ti avevo detto prima. Questa apertura può essere nei confronti di te stesso, di qualcuno, di una situazione, ma anche degli angioletti, se tu credi al cielo, queste cose, oppure anche nei confronti dell'universo e del destino della natura. Sta a te. Io so che il toro comunque è un segno molto fermo, molto statico, molto razionale, difficilmente si lascia andare a questo tipo di cose. Però se questo è il consiglio che giunge a te, vedi se puoi ascoltarlo oppure no. Poi se tu sei molto fermo su certe idee, su una mentalità molto più serrata, io non ci faccio nulla, però tu hai aperto questo video per vedere qual è il consiglio o comunque i prossimi avvenimenti per te ed è come se ci fosse anche quasi una svolta. Cioè tu metti anche dei punti nella tua vita, in tutti gli ambiti, lavorativo, sentimentale, tutto, tutto, tutto. Però ti si aprono come delle nuove porte che in te non avrei mai visto, onestamente parlando proprio. Va bene, andiamo avanti. Cos'altro per il toro? Lui, lei non ha fiducia in te. Attenzione, questo potrebbe parlare proprio dell'illusione di cui ci parlava prima la carta. Comunque. Andiamo avanti con queste carte stupende delle sirene che sono una favola. Andiamo a vedere cos'altro per il toro. Aspetta, per adesso non agire, resta in attesa e avrai risultati migliori. Cogli molto, quella carta. Vale più di 1.000 parole. Non aggiungo altro perché è molto chiara. Cos'altro per il toro? Esprimi un desiderio. Ok, potrebbe essere anche il momento di, non lo so, chiedere qualcosa che magari tu aspetti o che tu desidereresti. Cioè, quella carta è una carta di grande apertura su qualcosa che tu magari ti senti di provare a chiedere, cioè, perché no? Poi, se tu pensi positivo e sei fiducia, guarda che le cose tornano tutte a te. Ma devi avere fede, questo è molto importante. E infine, eccola là. Semplifica, te l'ho detto, cioè io veramente più di così proprio non so proprio che dirvi. Prima vi ho proprio detto, metterete un po' i puntini sulle i e qui viene solo che riconfermato. Semplifica la tua vita, elimina il disordine da casa e dal luogo di lavoro per tenere in equilibrio il flusso delle attività. Sì, questo è proprio quello che vi ho detto prima. Vediamo adesso i tarocchi, che consiglio hanno per il toro prossimamente. Vediamo. Vi lascio il link qui sotto nella descrizione se mi volete seguire su Instagram. Cos'altro per il toro? La maschera. Sì, tu c'hai proprio dei filtri, cioè questa carta qua, io vedete che le vedo subito, io cioè, non lo so, magari
sicuramente non sono un'esperta, però certe cose io proprio le capto, ragazzi. Cioè, questa è proprio la carta per te. Tu sei, ti trovi tra due cose, cioè, cadi un po' nell'errore tra la fantasia e la realtà. Hai dei filtri, delle maschere. Invece queste sono proprio le due cose, i due consigli per te. Quindi un'apertura e semplifica la tua vita. E tra l'altro anche un'aspetta, ti viene dato barra consigliato. Vediamo cos'altro per il toro, cos'altro. Questa proprio è voluta uscire, boom. I nemici. Quindi potrebbe essere anche che c'è qualcuno che trama le tue spalle, cioè, vedi, non è il momento migliore. Potrebbe esserci. Vediamo, andiamo un attimo ad ampliare, sto veloce, che ho anche tutti gli altri segni da preparare adesso. Vediamo cosa. Come interpretiamo questi nemici per il toro? Vediamo, perché si può trattare di mille cose, nemici, eh. Si può anche essere nemici di se stessi in ambito lavorativo, ci sono mille aspetti. Di cosa parlano questi nemici per il toro? Il sacrificio. Sì, sarà un periodo un po' non brutto, ma dove tu dovrai fare tanta, tanta, tanta di quella chiarezza, ma tanta di quella chiarezza che non hai idea. Va bene, vediamo i nostri oracoli cosa ti suggeriscono. Che belli questi video, vi giuro. Li adoro, li amo. Mi raccomando, lasciate un commentino, eh. Cos'altro per il toro? Leadership. Sì, tu devi proprio ritornare sulla giusta via. Tu ti sei un attimo confuso, ti eri un attimo perso, invece qui no, tu riparti alla grande, ma dovrai mettere un po' i puntini su lei con questa carta e fare tanta chiarezza. E abbi fede, abbi fiducia, abbi pazienza, perché brillerai comunque. Ma questa carta, che io te l'ho fatta vedere bene prima, ti parla che comunque serve del tempo, cioè non è tutto subito, capito? Vediamo cos'altro. Cos'altro per il toro, cos'altro. Eccola, cioè, tra l'altro guardate sempre anche i numeretti se vi possono risuonare qualcosa. Comunque, è una prova da affrontare e vincere, trasformazioni che tanto desideri. Ecco, eccola qua, adesso capisco. Ah, quindi forse tu già desideri questa nuova era per te o comunque queste nuove decisioni, ma magari sei un po' in dubbio, un po'. Non aver paura dei. Mamma mia, cioè queste carte parlano. Ma no, io non dico altro. Cioè, io più di così, più chiaro, cioè più evidente di così, io non lo so. Veramente non lo so. Cioè, sono senza parole io. Cioè, veramente. Questa è proprio tutto. Basta, non dico altro. Vediamo qual è una frase da questo libricino per il segno del toro. Prossimamente, vediamo. Per questo vi dicevo all'inizio. Questo video non ha una tempistica e potrebbe essere che per qualcuno serve del tempo, per altri subito, perché ognuno ha i suoi tempi, poi questi video interattivi vengono visti da più persone, quindi ognuno poi lo farà risuonare a se stesso. Vediamo cosa c'è per il toro, una frase per il toro, vediamo. Comunque tutto mi aspettavo per il toro tranne questo, eh? Cos'altro? Essere un buon essere umano significa possedere una sorta di apertura verso. Non dico altro. Verso il mondo, una capacità di fidarsi delle cose incerte al di là del nostro controllo. Raga, è proprio qua. Cioè, è tutto qui, veramente. È tutto qui. Soprattutto per te, che tu ti fai le mille pare. Cioè, veramente. Stai tranquillo. Metti un po' tutto a posto e vedrai che va tutto alla grande. Bene, ragazzi, mi raccomando, eh. Ci tengo tanto. Un commentino nei commenti se ha risuonato un po' tutto quello che ho detto e ci tengo tantissimo a sapere la vostra opinione su questa stesa. Mi raccomando, ci tengo. Vi aspetto nei commenti. Un bacione. Ciao Toro, a presto, al prossimo video.